Vinitalia porta chiaramente davanti alle telecamere tante voci, tanti volti, una cosa che ci sta colpendo, tanti giovani, non sempre questo lavoro chiaramente ha tenuto legato alla terra e voglio dire anche al mestiere dei genitori, i giovani forse l'ha fatto più che in altri comparti, ma per noi è sempre un piacere incontrare dei giovani. Pasquale Cinone è qui anche da protagonista, com'è andata questa esperienza e cos'è la cosa che ti rimarrà, diciamo, come ricordo di questa edizione di Radici? Sì, allora la prima cosa che mi rimarrà è il fatto di aver vinto un premio inaspettato, in quanto io ho partecipato a questa manifestazione grazie, insomma, sono venuto a conoscenza grazie a Facebook di questa manifestazione e ho mandato dei campioni di vino. Ero qui ad ascoltare la premiazione e ho sentito, insomma, che il tuo nome, inaspettato Agricola del Sole, infatti, insomma, ho avuto un batticuore, quindi penso che questa emozione mi rimarrà parecchio. Chi ripaga oltre che Pasquale in azienda, perché sappiamo che è un gioco di squadra, questo premio? Allora, innanzitutto bisogna dire che questa è un'azienda agricola del gruppo Casillo, che è un gruppo che non fa parte dell'agricoltura in sé per sé, in quanto ha un'attività molitoria, però ha questa azienda agricola da tanti anni che per vari motivi non è mai riuscita a portare avanti e fino a quando non ha incontrato me, il quale, insomma, la quale proprietà mi ha dato fiducia. Io non ho fatto altro che unire dei miei amici, che tra cui un enologo è una persona che mi segue nella comunicazione, nel marketing, e insomma ci hanno dato fiducia e per ora questo è il nostro primo imbottigliamento, il nostro primo vino e insomma è un bel traguardo. Bene, i migliori complimenti chiaramente a Pasquale e all'azienda, insomma il prossimo obiettivo, quello più vicino a cui state lavorando? Beh, sicuramente il prossimo obiettivo è quello di cercare di farci conoscere di più, di incrementare il nostro nome, perché comunque siamo giovani, produciamo per ora poche bottiglie, però abbiamo sicuramente una potenzialità molto ma molto maggiore. E intanto questa vittoria è valsa comunque un'intervista a Vinitalia, che è visibile in tutto il mondo, la prima web TV del mondo del vino, perché la TV, Pasquale, anche noi ragioniamo come voi, bisogna ormai farla per vederla quando, come e dove vuoi, senza limiti di tempo o di spazio. Ci siamo fatti anche un autospot, abbiamo conosciuto Pasquale, fra un po' ancora insieme dalla Puglia, da Radici, sesta edizione. Oh.